Okay, we are here with Joe Beverley and Marge of Putney. Welcome in Italy. Thank you. Grazie. Siamo qui con Joe Beverley e Marge of Putney, che sono nostre guide ospiti per la prima volta in Italia. This is your first time, Marge, in Italy? But no. No? No, I spent a week in Florence many years ago. Oh, also for you, Joe? Yeah, right? Many years ago, very soon, Florence. What do you think of our country then? Cosa pensate del nostro paese? I think Italy is a wonderful country. I mean, it's so full of history, but also it's got rich culture of all kinds. Wonderful food! Wonderful food! Don't forget the wonderful food and wine and great people. Thank you very much. Ho chiesto a tutte e due se era la loro prima volta in Italia. In realtà sono state entrambe in Italia anni fa. Ho detto che ovviamente amano molto il nostro paese per il cibo, la cultura, soprattutto il cibo e il vino, e come ha detto anche Mary Jo, anche per le persone che sono state molto carine con loro. Do you find any differences while traveling along different countries in the way the audience receive your books and your work? Lavorando come fate voi, andando anche molto all'estero, secondo voi c'è una differenza come il pubblico accoglie i vostri lavori, i vostri libri? I don't really know, because the people who read our books tend to be the people who like our books, so they're always going to be enthusiastic. It's hard to say. I know I do very well in Italy, and I do very well in Spain, and Latin countries. I'm also the same thing, plus I think maybe fewer readers who aren't English speaking try to communicate with us, to tell us. I mean, I do get some emails, sometimes directly in the foreign language. They have to try and figure out how to, or sometimes in very valiant attempts at speaking English. But you have to imagine, you know, the vast majority of people just think, well, what's the point in writing an English author when I don't speak any English? So we really don't know, we can only go by sales. And you know, Italy and Spain are two big sellers for me. In a more modest sense, I gather I'm quite popular in Norway. Yeah. And I think Czechoslovakia. The Czech Republic. That's right, it's separate now, isn't it? Yes. So, you know, you don't know, but it would be really nice to know. So I do encourage people to try to communicate, and if you want to communicate in Italian, I can always start with Babelfish and work from there and try and respond. Mm-hmm. Yes. Allora, entrambe dicono che comunque quando vengono contattate dai loro fan, dai loro ammiratori, sono persone che comunque apprezzano i loro libri al di là delle differenze culturali. Mary Jo diceva che i suoi libri vendono molto bene sia in Spagna che in Inghilterra, quindi non c'è tutto questo divario culturale. La stessa cosa diceva Jo, che riceve anche lettere a volte di persone che comunicano con lei nella loro lingua originale, per cui lei deve usare il traduttore, ma preferisce usare un traduttore ed essere in contatto che non avere nessun contatto. I suoi libri anche vendono molto bene, oltre che in Italia, in Spagna, anche in Norvegia, per cui pensa che ci sia un messaggio che in ogni caso arriva, e sono molto contente di questo. This month in Italy we have a reissue of China Bride and a first issue of M.M. Wheeling Bride. Would you like to tell us something about the China Bride? Has a heroine who is half Scottish and half Chinese, raised in China. The hero is sort of an adventurer who wants to go into China when it's forbidden to foreigners. In many ways, it's a book about finding your own place in life. The heroine, Troth, has a Scottish name and a Scottish father, but she's half Chinese, and she is not really at home in her own soul until she comes to terms with the fact that she's neither one thing nor the other, and she finds the one man who truly loves her for her differences, for what the differences within her. There's lots of adventure, too. Yeah, Looking Bride is a very classic marriage of convenience story. I love marriage of convenience stories. But in this case, both part often, you know, the bride is unwilling and the groom is forced to the issue. But in this case, they are both unwilling, both being forced, which made a very interesting dynamic because nobody has the holy ground. You know, they both are being victims of the situation. They're both angry about it. They both want to blame one another, and yet neither of them are to blame because
because the hero is being forced by his father, the Duke, and the heroine is being forced by the Duke for very different reasons, and neither of them have a way out. And so I really liked that situation in this situation. And I also, I don't want to give too much of the story away, but I actually found that I was playing with three different scenarios of the forced marriage on Magic Convenience. And one of which is, because, you know, it's easy to romanticize these things, but a lot of forced marriages are unpleasant. So the story does include a reference to a very unpleasant one to counterbalance the over-romanticization in that sense. And then there's also a normally arranged marriage, which turns out well. So you've got three very different patterns of compelled marriages, and I like to do that. Ok, allora ho chiesto a tutte e due di raccontarci qualcosa dei loro libri che sono in edicola questo mese, ovvero La donna di Giada di Mary Jo Putney e l'ultimo libro di Jo Beverley, e ci hanno raccontato che ovviamente nel caso di, per chi non l'avesse ancora letto, nel caso del libro di Mary Jo, è la storia di, diciamo, un avventuriero, un aristocratico che va in Cina e unirà il suo destino a una ragazza che è metà scozzese, in metà cinese. C'è molta avventura nella storia, perché subiranno varie traversie prima di potersi diciamo, di poter trovare un lieto fine. Secondo lei fondamentalmente è un libro che parla del trovare la propria strada nella vita, qual è il proprio posto nella vita. Nel caso di Jo Beverley invece ci raccontava che senza rivelare troppo di quella che è la trama del libro, che praticamente la coppia protagonista è forzata a stare insieme, è un matrimonio combinato, nessuno dei due vuole sposarsi, quindi sono pieni di rabbia, sono pieni di rancore nei confronti del padre di lui che li ha obbligati, e non riescono a trovare facilmente una soluzione per uscire da questa situazione, e devono imparare a conviverci. Non sarà molto semplice, ma per Jo Beverley era molto interessante, senza scadere troppo nel romantico, né andare troppo, diciamo, nel realistico, quale può essere una situazione spiacevole, trovare un equilibrio tra le due situazioni e offrire quella che per lei il matrimonio di convenienza è sempre una trama interessante da sfruttare. A suggestion you could give to somebody who aspired to become a romance writer. Un suggerimento che vorreste dare a chi aspira a diventare una scrittrice di romance. You have to love it yourself. You have to love what you write. You have to care about people and how they come together and all of their complexities. It has to be something that comes from the heart. You can't do it just from the head. Well, I would agree with that. I mean, I think that's true of all writing, particularly fiction writing, that, you know, if you don't, it's not under the skin, if it's not coming from the heart, whatever it is, then it's not going to work. In addition, you do have to read a lot of it, and read widely, and read current. Sometimes people have always read older books and have their favourites, but they're not really keeping up to date, and that can be a problem. You need to know what's being published now, and have a vibe. But it doesn't mean to say you always have to write exactly what's being published now, because if you've got some wonderful new voice, a new angle, you know, people have built brilliant careers on doing that, but you do need to know what's being published. Ok, allora, Mary Jo diceva che prima di tutto per scrivere romance bisogna amarlo, perché è qualcosa che, oltre che dalla mente, deve venire dal cuore, bisogna sentirlo, che non è possibile fingere, altrimenti sarà un prodotto non valido. Mentre Jo diceva che questo è vero, è anche vero che è importante leggere, sapere cosa in quel momento, cosa va per la maggiore, com'è il mercato, sapere come sono anche cambiati gli stili di scrittura, perché questo arricchisce e fa diventare uno scrittore migliore, oltre al fatto che l'ispirazione è la cosa principale. Non si può scrivere quello che gli altri pensano noi vorremmo scrivere, ma scrivere quello che veramente si sente. Now, just to end, something about yourself. You know, the women
behind the wife, something you would like to share with us. Adesso ci piacerebbe sapere, per terminare, qualcosa delle donne, no? Dietro le scrittrici, qualcosa di voi in particolare. I love to read, I love cats, I love to travel. And I love a romantic Italian man. I have an Italian American man of my own. I have recently, last year, moved from Canada to England after being 33 years in Canada. And then we moved house again from the north of England to the south of England. And it even before all this moving started, going back 5, maybe 8 years, I realized that home was a very strong influence in all my books. And I think that comes from being an immigrant in the first place. You know, when we originally left England, went to Canada. I mean, I love being in Canada in many ways, but when you're an immigrant, but home is different. Home is always different because, you know, what was home is not home. And I just suddenly dawned on me. My characters always have to have a home, and some of my stories are very much built around the concept of the home, which is the home. And I remember reading a friend's book, and it's an author that I really like. And I liked so much about the book, and I said at the end, I said, how could you do that? So at the end of the book, they didn't have a home. They were just, and she said, well, I wanted them to be free spirits. They're wandering off to find themselves. I said, but I can't help with that. I have to have a home. So home is very important. I'd say that was true in my books also. The home is a very important for the characters in the world. Ok, quello che, allora Mary Jo ha detto che a lei piace molto viaggiare, piace molto leggere, ama molto i gatti, infatti ne ha 4, e ama molto suo marito, infatti suo marito è di origine italiana. Mary Jo diceva anche che era d'accordo con Jo rispetto a un discorso di dov'è la casa, ovvero quella casa che abbiamo anche interiormente. Infatti Jo ha vissuto per molti anni, 33, in Canada, è tornata recentemente in Inghilterra, ma ha detto che erano già molti anni, almeno 5, che maturava questa decisione, perché sentirsi un immigrato è come avere qualcosa che manca, cioè la propria identità. Come se mancasse di un pezzo che la costituisce, quindi essere tornata per lei a casa è molto importante, ed è anche un particolare che c'è nei loro libri, in entrambi i libri, cioè un senso di appartenenza e di trovare il proprio luogo fisicamente e anche in senso spirituale. Thank you very much for being with us. Thank you so much. We are loving Italy. Thanks to you. Hope to see you soon back to Italy. And thank you very much for your wonderful books. No, thank you very much for having us and showing us around Rome and wonderful food. Mi ha ringraziato, ringrazio tutti voi. Io mi auguro ovviamente che tornino presto in Italia per deliziarci ancora con i loro libri. Lo so.